Ciao ragazzi, bentornati. Quarto turno. Allora, quarto turno. Prima cosa andiamo a tirare per il meteo, cioè quando ci sono dei numeri, primo, secondo, terzo turno non c'erano, qua ci sono. Se tiriamo un dado, facciamo 4, 5, 6, troviamo fango. 6, perfetto. Quindi abbiamo fango, il fango praticamente ovviamente dobbiamo usare questa colonna qua per muoverci. Quindi per esempio nelle IL praticamente non possono entrare le motorizzate, no, IL C, pagano il doppio, quindi 4. Le strade, quelle grandi, mezzo, le strade piccole, uno. Insomma, ci sono alcune cose che cambiano. Ecco, per esempio, superare il fiume minore, quello più piccolino, si paga più 2 invece che più 1. Poi, non c'è possibilità di non c'è l'exploitation phase, non si possono fare overrun. E poi ci sono altre, insomma, altre cose che riguardano gli airstrike. Ok, le ritirate sono limitate a un ex, anche le avanzate, le motorizzate dimezzano la loro forza di attacco. Quindi direi che facciamo questo mezzo turno, vediamo, ma diciamo che guardando un po' la situazione, innanzitutto vediamo chi ha l'iniziativa. Tira il tedesco. Scusate, 5. Tira il russo. 2. Quindi avrebbe il tedesco l'iniziativa con anche 3 attacchi aerei. Il problema che stavo guardando sarà molto dura, perché praticamente di punti ce n'è uno, due, tre. Questo ormai ho paura che non lo prenderanno più, anche perché queste qua non sono, ma perché non c'è neanche l'exploitation phase. L'unica cosa è sperare. L'unica cosa è sperare di prendere due esagoni di rosso e ci proviamo. Ci proviamo, quindi iniziamo con rinforzi, non ci sono. German Barrage, ma vabbè, questo devo togliere anche il fire. Ok. Ok, giusto, nel turno prima andavano via le disorganizzazioni, vediamo, sì, andavano via le disorganizzazioni russe. Ok, andiamo avanti. Fuoco di sbarramento tedesco. Ma c'è poco da fare. Potrei farlo qua, ma non mi interessa Rostov. Adesso vediamo. Non facciamo niente. Fase di movimento. Fase di movimento, proviamo degli attacchi qui. Facciamo così, così, così. Poi vediamo la tech, ce la prendiamo qui, così guardiamo anche cosa spendiamo.
Allora, qua non ci sono problemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anche qua. Qua andiamo qui. E cominciamo allora a muovere innanzitutto questo. Qua si muove di 8 sulla strada principale, quindi è mezzo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Qua vediamo se ce la facciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 5 e mezzo, 6 e mezzo, 7 e mezzo, ce la facciamo. E qui non ce la facciamo più con nessun altro. 1, 2, 3. Perché qui di Auto Supply, se non ricordo male, non hanno la ZOC, giusto? Quindi 1. Ah, questa qua ce l'ha, quindi niente. Ah, altre unità tedesche, fa vedere qua sopra se ci arrivo, no. 1, 2, no, non ci arrivo mica perché 1. Se non c'era questa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, non ci arrivavo lo stesso. Direi nient'altro. È l'unico attacco che posso riuscire a fare, secondo me. Per conquistare due esagoni di Rostov, ma sarà molto molto praticamente impossibile. Qua non riesco a raggiungerli, quindi inutile neanche muoverli. Vediamo là in cima su Stalino, ma secondo me mezzo. 1,5, 2,5, 3,5, 5, niente, dai, non ce la facciamo ad andare a Stalino. Quindi direi di fare il combattimento a Rostov. Guardavo sugli airstrike. Ah, solo un attacco aereo è disponibile quando c'è fango. Si vede che è considerato il brutto tempo, pioggia, temporali. Gli altri sono persi. Ah, poi si bisognava tirare anche per l'artiglieria, per il barrage, che perché ce ne sono meno. Ogni giocatore tira un dado e divide il risultato, portandolo al numero superiore. Questo è il massimo dell'artiglieria disponibile, quindi comunque qua tanto non ce l'abbiamo. Motorizzate unità sono. Hanno l'attacco a metà, quindi praticamente impossibile, perché sono qua 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la metà sarebbe 5. Niente, niente. Proviamo proprio per. Ah, qua, scusate, ho portato una cosa in più. Allora, mettiamo qui. Qua quante ce n'era? 2, stiamo qui allora. Ok, quindi proviamo, allora qua c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sono 5 e mezzo, attacca questo, 5 e mezzo, niente, 8, 9, 10, cioè un 1 a 2, un 1 a 2, tra l'altro attaccando in città, disastro. È un 1 a 3, proviamo, si sa mai. 1 a 3, 6, attaccante 1 R1, quindi un attaccante perde, quindi eliminato, e R1 vuol dire che si ritirano di 1. Questo come mai qua? Dove l'ho preso? Ah, da qui. Qua
Quindi il primo attacco è andato male, proviamo il secondo qua. Rosso è stata difesa bene, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 8, 12, 13, 14, 17. Quindi un 1-2 e un 1-3 perché siamo in città, quindi 4, altro disastro. Attaccante 2, ritirata 2. Quindi attaccata 2. E ritirata poi vale sempre di 1 perché siamo nel turno di fango. E direi che siamo giunti alla fine della partita. Siamo giunti alla fine della partita. Considerazioni del gioco, beh, insomma, mi piace il regolamento. L'unica cosa un po' forse leggerino per quanto riguarda i rifornimenti, soprattutto per il tedesco che proprio in questo momento qua era veramente in difficoltà di rifornimenti da Mariupol, quindi forse la simulazione non è fatta benissimo, questo mio pensiero personale. Per quanto riguarda la partita, ovviamente la prima volta che ci giocavo ho fatto l'errore di non vedere gli ultimi rinforzi che arrivavano a nord di Stalino, se no avrei lasciato qualche tedesco, tanto per respingere gli attacchi russi, quindi avrei tenuto comunque Stalino, quindi avrei fatto 1, 2, 3, 4 e poi ovviamente si giocava tutto con Rostov. Quindi la partita, anche se avevo tenuto Stalino, l'avrei persa comunque con questo ultimo attacco, perché comunque un esagono di Rostov lo dovevo comunque prendere, oppure potevo provare ad andare a prendere il 53.13, ma sarebbe stato comunque no, Novo Kerkask, insomma questo qua che mi dava un altro punto, però era molto lontano e quindi ho sbagliato proprio a impostare anche l'attacco tedesco. Qua avevo fatto secondo me un discreto lavoro mandandogli out of supply, ma essendo uno scenario veramente di 4 turni, bisogna andare o verranno andare per arrivare appunto alle porte di Rostov, oppure prendere questi o Rostov o questo esagono qua, perché qua ce n'è 1, 2, 3, 4 punti fino a qua e il quinto punto bisogna prenderlo a Rostov, però bisogna andare. E spero che vi sia piaciuto, magari se ho commesso degli errori me lo scriverete nei commenti, se avete qualche domanda scrivete pure e penso che continuerò comunque. Adesso stavo valutando di guardare anche Iron Curtain, riguardante appunto lo Standard Combat Series, però della guerra moderna, o se no adesso vediamo di pensare magari a un altro gioco. Un saluto a tutti e grazie mille.